Ho acquistato un corso da un professionista pagandolo 1000 euro e non potete capire cos'è successo. Non mi chiedo niente, solo di iscrivervi al canale perché siamo quasi al 1000 di iscritti. Cresi, ho appena conosciuto un pro player pazzesco e grazie a lui da 100 corone sono passato a 1000. No, seriamente? Ok, me lo devi far conoscere per forza. Chi è sto tizio? Uno si chiama tipo professore di Istanbul Guys, però c'è costicchia un pochino, ma è bravissimo, te lo dico io. Aspetta un attimo, in che senso costicchia un pochino? Mi stai dicendo che vende un corso sto tizio? È ovvio, cioè non è che uno dà lezioni di Istanbul Guys gratis. Vabbè, effettivamente posso pensare di acquistarlo. Vediamo quanto costa soprattutto e vediamo se posso farlo. Anche perché potrebbe uscire un bel video se questo qua mi insegna trick assurdi, no? Appunto, te l'ho appena mandato. Vai, ok. Allora, signor Cresi, il corso costa 200 euro. 200 euro? Aspetta un attimo. Leo, scusami, ma 200 euro mi sembrano anche parecchio esagerati per un corso di Istanbul. Mamma mia, Cresi, ma che vuoi che siano 200 euro? Lui è un pro player, ti insegna i migliori trucchi. Cioè, ma... te con questo potresti vincere torneo da 10.000 euro. Aspetta un attimo. 200 euro non sono nulla, va bene, acquistiamo questo dannato corso, sperando non mi truffi. Scusi, signor professore, giusto, si fa chiamare così? Mi dica. Sì, e tu sei il mio alunno. Esatto, sì, questo corso ne vale la pena? Cioè, seriamente? Ma ovvio che ne vale la pena, questo è il corso più famoso al mondo, infatti è stato comprato così tante volte perché è appunto il più famoso. Ok, va bene, mi passi la sua PayPal che le invio questi 200 euro. Benvenuto ufficialmente nel mio corso di Istanbul Guys. Grazie professore, anche perché ho speso 200 euro e quindi mi aspetto di imparare tante cose. La ascolto e nulla di storno, sono morto, ma va bene, l'aspetterò, spero. Allora, come prima lezione impareremo a giocare a Istanbul Guys. Ok, in che senso, scusi? Per girare la visuale dovrà muovere il mouse. Per andare avanti la W e per saltare la barra spazzatrice. No, un attimo, io queste cose le so, nel senso so come giocare a Istanbul Guys. No, deve insultare i miei metodi. Ha capito? No, sì, assolutamente, però dico... Viene bocciato a vita. No, dalla vita. No, un attimino, Leo, io vorrei capire solo una cosa. Ma chi mi hai portato? Cioè, fammi capire. Ti ho portato un pro player fortissimo. Un pro player. Senti, questo qua mi sta insegnando come giocare a Istanbul Guys e come muovere la visuale. Ora, ok, tutto, ma io so muovere la visuale sul gioco, sai com'è? Ascolta, credi, sei un po' cretino. Lui è un genio, non lo devi offendere. Va bene, ascoltiamo quello che dice. Ok, signor Crazy, come seconda lezione le diremo le mappe di Istanbul Guys. Ok, in che senso le mappe di Istanbul Guys, mi scusi? Beh, nel senso che la prima mappa è Honey Drop, la seconda mappa è Block Dash e la terza mappa è Laser Tracer. Signor professore, mi scusi un attimo, io non è che voglio dirle qualcosa, ma io le conosco le mappe di Istanbul Guys, io gioco già a Istanbul Guys, io sono venuto qui. Allora! Ma Crazy, non lo interrompere! Sì. Vuole essere bocciato a vita? No, per carità. Non credo proprio che vuole essere bocciato a vita. No, per carità, però io, Leo, il professore, sto cercando qualcosa in più, capite? Cioè, i trick, no? Capisce? Ah, ma lei sta dicendo i trick? Sì. Beh, lì serve una lezione avanzata. Un avanzamento. Sì, la lezione avanzata. Vai, iniziamo con questa lezione avanzata, l'ascolto. Ok, 300 euro in più, però. Cosa? Leo, che cazzo sta dicendo? 300 euro in più? Cosa sta dicendo? Devi pagare, è ovvio, ma questo è un investimento. Un investimento? Io ho già pagato 200 euro, Leo, non mi pare gridare. Ma poi vinci tornei da 10.000 euro, 10 milioni di tutto, è un investimento. Va bene, ok. Signor professore, le darò quindi 300 euro, va bene? Ecco. Grazie mille. Gliele invio subito su PayPal. Allora, livello avanzato. Vai, ci sono, professore. Se preso da queste bombe, ok, dovrete stare nei punti rossi. Avrete meno probabilità di essere colpiti. Grazie professore, ma non credo sia troppo vera sta cosa. Vabbè, comunque. Allora, io ho detto! Sì, io ho detto di non stare a insultare i miei tutti. Scusi. Avrei una bella lezione con il mio bel bastoncino. Altro professore da sapere? D'altro, se voi andate nelle bombe, vi daranno un power up incredibile, vi faranno saltare.
professore, ora non vorrei fare troppo l'arrogante. Sì, lo vedo che la fanno saltare. Non vorrei fare l'arrogante. Lo so che le bombe la fanno saltare in aria. Sono bombe. Ora io sono qua perché vorrei sapere i trick. I trick. Leo, i trick. I trick. Ascolta, devi ascoltare il professore. Non mi rompere a me. Oh, oh no, non ti rompo. Lei ha rotto le palle perché lei non deve insultare le mie lezioni. Ha capito? Ha capito? Adesso lei mi dice se ho capito. Sì, ho capito. Sia calmo. Mi scusi. Può andare avanti. Mi scusi. Non volevo offenderla, per carità, non volevo. Nuova lezione. Presente questi pugni, signor Crazy? Sì, ho presente questi pugni, allora. Guarda qua, dovrà andarci sopra. Sopra nel senso sopra, giusto? Cioè, sopra. Esatto, dovrà saltarci sopra per schivarmi. Ho capito, un attimo, Leo, io me la prendo con te. No, ascoltami bene, ok? Perché sto tizio mi sta dando consigli inutili e soprattutto che già conosco? No, Crazy, non devi offendere il maestro, il professore, il migliore al mondo, è un genio. Non devi offendere. Ma mi ha appena detto che devo saltare sui pugni, cioè pure mia mamma sa che devo saltare sui pugni. È un trick, professore, lei mi ha rotto le palle, adesso basta. Ora mi rimborsa tutti i soldi, ha capito? Mi ha fregato 500 euro e mi ha detto che devo saltare sui pugni. Ho capito perché. Tu hai la lezione pro, giusto? Sì, la lezione dei trick. Quella dei trick da pro. Ok. Adesso finalmente ti dico solo di prepararti al peggio. Vai, perché finalmente sarà okay. La lezione dei pro. Avevamo avuto... Preparasi! Sì, ci sono. Avevamo avuto giusto un piccolo fraintendimento, caro professore. Possiamo ufficialmente iniziare con questa lezione? No. Come no? Però c'è sempre una cosa da dare. In che senso? Gli spiccioli 500 euro su me li dia. Ma come, a me mi hai fatto pagare 1000 questa lezione? Ma perché lui è povero. Ma scusa, ma 500 euro in più. Esatto, 500 euro in più. Io le ho già dato 500 euro. Oh, via, Crazy, ti fa pure lo sconto. Non rompere, paga questa lezione. Ma quale sconto? Se già gli ha dato 500 euro e ora vuole altri 500 euro. Sono 1000 euro, razza di cretino. E a me me l'ha fatta pagare 1000 euro. Ma anch'io la sto pagando. Vabbè, ma che sei un cretino. Va bene, ok, professore, le darò questi altri 500 euro, ma sono gli ultimi. Benvenuto nella lezione di Fro. La lezione in cui tutti diventeranno pro player. Perfetto, caro professore, aspettavo proprio questo. Le ho appena dato altri 500 euro e ho pagato il suo corso 1000 euro. Quindi veda ad insegnarmi cose fighe. Vai. Guarda qua, dovrà saltare, dovrà fare il doppio salto in quella montagna. Aspetta un attimo, ok. Quindi all'inizio, raga, voi spawnate, andate qua e fate il doppio salto. Perché non ha funzionato? Ma scusi, ma veramente lei è così scarso? Ma no, ma io ci sto provando, signor professore, ma non funziona qua, cioè, mi scusi. Ah, ecco, ce l'ho fatta, ok? Ok? Come salgo lì sopra? Scusi, nel senso, ho dei problemi. Ok, ci sono, dopo. Ok, ora dovrei andare in quell'angolino là. Guarda di qua. Ma è lontanissimo, è sicuro che ce la posso fare? Ok? Ce l'ho fatta io. Sì, perfetto. Perfetto. Vedi queste cose? Sì. Puoi andare da là. Ecco come schivarle sempre, professore, lei è bravo. Ok, stavo già cominciando a pensare male. La prossima tappa sarà andare qua e fare il salto a banana. Il salto a banana? Questo lo conoscevo. Ed è scaduto il tempo, vabbè. Ma ha capito tutti questi trick? Sì, sono fighissimi, grazie. Sono 5 euro in più. No, altri soldi no, grazie, altri soldi no. Signor Crazy, ecco la lezione successiva. L'ascolto, professore, sono tutto orecchie. Allora, dovrà salire su questa scala. Perfetto, su questa sbarra, poi dovrà andare qua. Ok, vabbè, mi ha buttato giù, ok. E dopodiché? Dovrà fare doppio salto e guardi qua. Ok, ci provo io, doppio salto, vado qua. Doppio salto ancora, no, non ce l'ho fatta, cavolo. No, ma è un genio, ma che figata. Ok, questo è veramente bello, perché in 3 secondi potrete riuscire a superare la mappa. Vediamo, sì. No, mannaggia quel robo. Oh, vabbè, ma che sfiga però, ragazzi. Ma che sfiga. Ok, professore, ce la sto quasi per fare, eh. Mi dia solo un attimo. Ok? Sì, ce l'ho fatta. Cioè, immaginatevi nei tornei. È assurda sta cosa. Guardi questo trick. Ok, vabbè. E poi che si fa? Guardi qua, mi seguo. Ok, la seguo. Non ho ancora capito. Sì, io ho capito che lei mi ha truffato 1000 euro. Oh, no. Bellissimo. Ma no, come ha fatto? Ok, ci voglio provare anch'io. Come si fa? Guardi qua. Dovrà fare con...
Si sposti! Oh, sì, scusi. Guardi qua! Ok, oh. Guardi qua il pari! Sono un king! No, sì, ma è bravissimo, ma io non lo so fare, signor professore. Nel senso, come si fa? No, ma come si fa? Solo i pro player possono farlo. No, ma... veramente, sei un ragazzino che deve essere bocciato, veramente! Ma sei scarsissimo! Ma non solo io ho dato 1000 euro, pure mi sta insultando. Cioè, ma Leo, scusami, cioè, l'insulto è pure nel prezzo, fammi capire. Sì, vedrai, credo almeno, io non l'ho insultato in differenza su. Questa è la mappa chiamata la mappa piena di trick. Ok, sì, caro professore, questa mappa la conosco benissimo, sono anche un pro player. Ma sono proprio curioso di vedere se riuscirà a stupirmi, la seguo. Guardi qua. Ok. Mamma mia, lei sapeva fare queste cose? Sì, a differenza sua, che lei è morto, sì, io le so fare. Senti, io queste cose le faccio da anni, prima che inventassero Stumble Guy. Poi c'è un altro trick, mi segue. Ok, ma questo trick lo... ok, sì, questo lo so. Praticamente va su. Poi dovrà andare tutto nel lato. Tutto nel lato così. Bravissimo. Non proprio così. Ma com'è che è scarso? Ma anche lei è morto. Perché dice solo scarso a me? Sì, non offendi. Ma no, senti, io c'ho una vecchia età. Una vecchia età. Sì, vabbè. Signor professore, io non riesco a fare sto trick. Me lo può spiegare quello del lato gentilmente? Bravo. Vai. Oh, sì, così. Chi impara dalle mie nozioni questo ragazzo? Ma quando mai? Ma lo sapevo già fare. Guardi, signor professore, questo non mi sembra abbastanza. Cioè, c'è qualcos'altro? Non lo so, che posso imparare o... No, la lezione è finita, signor Crazy. Grazie per essere venuto. Aspetta, è finita su Super Slide. Immagino ci siano altre mappe da fare, vero? No, è finita del tutto. Grazie per essere venuto, come io ho detto. Ora se ne può anche andare a casuccia. No, aspetta ora. Io, Leo, ho pagato 1000 euro per cosa? Cioè, per... Ma che me ne frega, io ho fatto un ripasso. È stata una lezione molto educativa. Ma cosa Un ripasso. Ma quando mai? Io ho pagato 1000 euro per 2 lezioni! Però io ho fatto il ripasso. Professore, mi rimborsi subito tutti i soldi, grazie. Mi rimborsi subito. Cosa? Cosa ha detto? Io ho sudato! Perché io ho 60 anni per giocare a questo gioco. Ma... E io ci gioco da quando ho 18 anni a questo gioco, ha capito? Quindi lei adesso accetta l'edizione. Oppure io veramente. La denuncia alla polizia postale. Ma quando mai? Ma avrà due anni. Avrà pure la voce modificata. Senta, non 1000 euro per ste due cretinate non è possibile, ok? Senti, io ho detto pure la geografia su Stumble Guys delle mappe. Ma guarda te, sti scemi, va. Eppure te che gli dai corda, Leo. Grazie mille. Ma è bravissimo. Sì, mi hai fatto truffare 1000 euro, cretino. Io? È bravissimo.